praticamente è una collina fuori terra del fosso Zavallo, che andrebbe invece immediatamente immesso nella discarica, e invece la depositano qua e poi con calma, con calma, quando ci sono i venti portano con calma, quindi praticamente questo causa fa sì che le polveri stanno a cielo aperto, stanno a cielo, i prodotti, le sostanze stanno a cielo aperto, e quindi le polveri, a parte gli odori, le polveri con i venti si possono raggiungere. E non esistendo nessuna impiantistica di isolamento, stanno a contatto con tutto l'ambiente. Esattamente, vanno nell'ambiente. No, vanno sia intorno, arrivano a Ponte Cagnano, con le mucche. Quando piove, le acque che corrono lungo le pareti della discarica, in pratica, scendono e poi vanno, queste andrebbero canalizzate e trattate, perché sono acque sicuramente che contengono, posso dire, di sostanze tossiche, e quindi andrebbero canalizzate, invece è una canalizzazione che noi non vediamo, che non c'è. Quindi di conseguenza queste acque vanno direttamente nei canali che poi vanno nel Picentino e vanno a irrigare le aziende agricole della zona del Picentino. Mamma mia, una nube. Una nube, una nube. Questo sarebbe l'impianto di abbattimento dei fumi e degli odori. Una cusarella, un fino a Pisa, eccola, se la guardi alle spalle. Ma ce n'erano alcune che fumavano. Appena, chi era una pazziarella. Che fanno come impianto di abbattimento? Fanno a barella. Come la battono queste cose? Cioè, praticamente queste dovrebbero funzionare 24 su 24, mi spiego? Perché sono là delle sostanze dentro, ci sono delle sostanze disinfettanti, disinquinanti, odoranti, in modo da abbattere odori e polveri. Ma ce ne dovrebbero essere di più, però. Ma non solo, ma devono essere talmente... Sono nel posto sbagliato. Fatte per bene, no? Talmente potenti, eccetera, da svolgere questa funzione. Ma che se non fanno lì, che se ne pazzia retti. Riprendila. Non c'è niente, è abbandonata, è deserta, è accessibile a tutti. Chi sono questi? Li show. Se baracche, chi sono? A chi appartiene questa barca? Stanno qua. Poi ha aperto una porta. Intanto domani se così lo per entrare e uscire adagio, basta. Non ci sta nessuno per te. Non ci sono cartelli di... Invece dovrebbero starci i cartelli. E non è una casa privata questa. Il secondo capannone, quello che è vuoto, è dove ci stavano 12.000 tornellate di fosse sul vallo. Per mesi, sono quello che ha sequestrato la magistratura. Qui è comune di Ciffoni dalla Guerra. Ponte Cagnano inizia un chilometro all'ora. Ma dovrebbero costruire questo ingegnere? Là, è comune di sale. Ma in effetti, come vedi, è Ponte Cagnano. No, vicino, chi è Ponte Cagnano? Eccolo. La discarica degli anni Ottanta, la discarica La Marca. Ma io sono sicuro che arrivano anche da altri. Se sei nel loro video che abbiamo, no? Non è più. Di questo punto, domani.
parte un'attività del genere, chi la fa è un criminale, deve andare in galera, deve essere fucilato, non per parafrasare il mio sindaco, è assurdo. Quello è un impianto dove vanno i rifiuti solidi urbani prodotti dai cittadini delle nostre realtà territoriali, che possono andare i rifiuti tossici. Se ci vanno, chi consente che ci vanno deve essere mandato a... Allora, we'll be right back.